Ciao ragazze, oggi mi trovo qui a fare questo video su un prodotto che sicuramente conoscerete tutte, quindi vi dico subito che è il Full Lips, è un'azienda americana, questo è il cartoncino e se seguite un po' le vicende di YouTube sapete comunque questo prodotto è stato inviato da parecchi YouTubers, è un prodotto come detto americano che si trova online e è un sito che è dedicato praticamente a questo prodotto. In più vendono anche dei gloss volumizzanti, se non sbaglio, dando un'occhiata così. Spediscono dall'America, però se siete naturalmente in America potete acquistare direttamente sul loro sito, che trovate tutti qui sotto nell'info box, saprete, trovate il sito e i link ai vari prodotti che poi vi farò vedere. Mentre per le spedizioni internazionali, seguendo quanto scritto sul sito, ci si affida a eBay, cioè hanno un negozio su eBay e vi rispediscono tramite appunto eBay. Non so se anche Amazon, però non credo, non sono sicura. Allora, io questo prodotto ce l'ho da un po', mi sono segnato qui sull'agendina, se no poi mi scordo le date. Full Lips. Allora, sono stati spediti il 18 gennaio e sono arrivati il 10 febbraio, quindi meno di un mese dall'America. Appunto, non ho avuto problemi di dogana, non so però dirvi questo perché è un po' casuale, ecco. E ho scritto qui sotto spedizione gratis, quindi dovrebbe essere gratis. Comunque, in caso controllate sul sito. L'ho provati un po', e poi a fine video vi farò vedere anche uno spezzone dove ve li faccio vedere mentre li provo. Allora, praticamente mi hanno mandato il set da 3. Quindi questo è il set singolo, come vi arriverebbe. Ci sono varie forme, hanno 3 forme. E qui invece in questa bustina me ne hanno mandato gli altri 2. Io li ho provati tutti e 3. Dipende anche un pochino da che forma di labbra avete, quanto sono grandi, quanto sono sottili, insomma, dipende un po', non vanno bene tutti. Questo set da 3 che vendono comunque sul sito viene quasi 50 dollari, 49,99, che non sono pochi. Uno singolo viene 19,99, quindi 20 dollari. Allora, io l'ho provato. Che cosa ha intanto questo prodotto? Questo prodotto serve a far gonfiare temporaneamente le labbra. Come? Ve lo faccio vedere. Vi faccio vedere il prodotto. Praticamente, innanzitutto, appunto, a me mi hanno mandato, ma come parlo? Mamma mia, l'ignoranza, Giorgia Santa. Hanno mandato appunto le 3 varie misure. Abbiamo questa qui, questa più larga, vedete? E poi quella più tonda. Sono veramente di plastica, sono dei tipo dei ciucciotti, non so spiegarvi. E qui appunto ci sono il disegno delle labbra, che è appunto il loro marchio, se non sbaglio. E io mi trovo bene con questo qui, quello diciamo più ovale, perché insomma non ho le labbra particolarmente voluminose, io ho molto più voluminosa la parte sotto piuttosto che quella sopra. Non ho le labbra molto larghe, insomma, ho le labbra abbastanza strette. Quindi questo è un pochino troppo grande per me e questo è un pochino troppo piccolo. Questo lo uso più che altro per la parte centrale, mentre questo per tutte le labbra. Sul sito, se andate a vedere, vi fa vedere anche i vari metodi per utilizzarlo. Posso utilizzarlo in 2 modi. Qui vi arriva anche un foglietto con tutte le spiegazioni, è molto carino. Comunque sono molto carini quando spediscono le cose, penso anche con le clienti, soprattutto con le clienti. E innanzitutto dice di non esagerare, perché comunque il concetto su cui si basa questo prodotto è quello del praticamente creare un vuoto d'aria e quindi tirare fuori le labbra, ma perché appunto fate pressione, non so spiegarvi, praticamente inserendo, vi faccio vedere questo con più grande, inserendo le labbra dentro, voi iniziate a fare questo gesto, quindi come se aveste un ciuccio, e togliete l'aria, e quindi le labbra bloccate il sangue, credo, e si gonfiano. È una cosa temporanea, varia molto, io non me la sento di usarlo per tanto tempo, ho sentito di ragazzi che lo tenevano su anche mezz'ora, e secondo me è eccessivo, perché non fa bene, sicuramente l'effetto è più visibile, ma io non mi fiderei a lasciarlo su per mezz'ora, prima perché non ho tempo e mi stufo, e poi perché comunque qui dice di non esagerare. E appunto vi arrivano tutte le istruzioni, naturalmente in inglese, e c'è scritto innanzitutto di prestare attenzione, di non esagerare, di partire molto lentamente, prima qualche secondo e poi piano piano magari ripetere, ecco, fare più tranche invece che farne una sola. Vanno anche, naturalmente va applicato su labbra pulite e loro dicono anche di idratarle perché così riuscite me a gestire meglio questo cosino, il ciucciotto, chiamiamolo ciucciotto, non so come chiamarlo. E poi vanno praticamente relax your lips, cioè le labbra vanno molto morbide all'interno di questo ciucciotto. E poi ci sono anche appunto, come dicevo, dei video sul loro sito dove vi fanno vedere 2 metodi diversi. Uno appunto è quello di inserire le labbra all'interno, fare questo movimento. Un altro metodo che secondo me è quello che dà un pochino più di risultati è quello di
spiaccicare le labbra, quindi metto le labbra a culo di gallina, scusate, professionale questo video, e tirare l'aria. Io mi trovo meglio con questo metodo, se devo essere sincera, perché l'altro non mi dà risultati che mi piacciono, insomma. Quindi, prima di lasciarvi al video, non voglio annoiarvi troppo con questo video, perché comunque già ne avrete sentito parlare, volevo solo darvi la mia opinione. Fossi io una ragazza che sta guardando il video, non lo comprerei, semplicemente perché spendere 20 dollari anche solo per uno non ne vale la pena, insomma, perché comunque l'effetto è temporaneo. L'effetto c'è, ma appunto è una cosa che poi va via, a me massimo dura, col tempo lo tengo io che non è tanto, loro dicono di tenerlo su tra i 15 e i 30 secondi. Io lo tengo quel tempo perché non ho intenzione di rovinarmi la bocca, perché comunque con un uso molto eccessivo a me almeno tende a seccare le labbra e arrossarmi la parte qui intorno, e sinceramente non mi piace questa cosa. Quindi magari lo uso poco, lo uso prima di una serata se devo fare una foto carina, ma insomma raramente, ecco. E l'ho provato e ripeto, non è niente di che, è carina l'idea, ma naturalmente non può essere una cosa permanente come appunto delle iniezioni, ad esempio, cosa che io non farei mai. Quindi sono stata contenta di averli provati perché comunque è una cosa carina e diversa dal solito, però ecco, io non ve la consiglio soprattutto perché il prezzo, venissero 5 dollari, vi direi provateli, alla fine che vi frega per una serata, però poi comunque durante la serata ve li dovreste portare dietro, andare in bagno con sto coso, e non è proprio carino. E insomma, se volete spendere 20 dollari per provarlo, siete liberissime di farlo, però ecco, io non, da amiche, non, da amica non ve lo consiglierei. E niente, io vi lascio alla parte dell'applicazione, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!